Papa Francesco sarebbe un massone, cari amici. Papa Francesco sarebbe un massone. Un massone, cioè farebbe parte della massoneria. Il fatto è, cari amici, che in patriarcato le cose sono così complicate che si può dire tutto è il contrario di tutto. Così anche il povero Papa Francesco, che sia gesuita che francescano, non sfugge alle ipotesi più strane, e cioè che egli sia un massone, sia Papa Francesco, cioè il Papa della Cristianità Cattolica, sarebbe un massone. Ovviamente l'intendimento finale è che la massoneria è legata alla stella di David, è legata al tempio di Re Salomone, alla simbologia ebraica, e quindi ci sarebbe dietro la massoneria ci sarebbe l'ebraismo. E allora il fatto è che io ho ricevuto tramite Facebook, ho ricevuto un video con il titolo, appunto, un titolo: Papa Francesco massone, via di seguito. Questo video ve lo metto nel riassunto di questo video qua, va bene? In modo che voi lo possiate vedere. Queste cose mi fanno tanto ridere, cari amici, perché ipotizzare che Papa Francesco sia un massone e poi far capire che la massoneria fa riferimento alla stella di Davide, al tempio di Re Salomone, stella di Davide, via di seguito, è come dire che di giorno fa chiaro e di notte c'è il buio, cioè è una tautologia, perché mica puoi acchiappare il cristianesimo e con un colpo di lama lo stacchi dall'ebraismo. Non è possibile fare questo. Ma è chiaro che il mondo cristiano, quindi anche Papa Francesco, e c'ha le radici nell'ebraismo, è tanto semplice: i 10 comandamenti ce l'ha il cristianesimo, ce l'ha l'islam, ce l'hanno gli ebrei. E i 10 comandamenti sono di Mosè, sono stati scritti attorno al 3350 e il 1300 avanti Cristo. È tutto ben documentato, cari amici, in questo ebook. Cioè, è come scoprire l'acqua calda. Si ipotizza che Papa Francesco, che è un gesuita, un francescano, sia un massone. Ma no, non è un massone, è un cristiano cattolico, è il Papa, è il sommo pontefice del mondo cristiano-cattolico. Se poi, perché fa un gesto, si mette la mano sul cuore, o fa un certo gesto di saluto, si vuol dire che è pure iscritto alla massoneria e che magari c'ha pure dei legami con l'ebraismo, pure col sionismo. Beh, si può ipotizzare tutto, il contrario di tutto, perché, ripeto, il patriarcato è fatto di tali e tante contraddizioni che non ci capisci niente. È come se fosse un manicomio il patriarcato, è come se fosse un manicomio. Ripeto, si può dire tutto, il contrario di tutto. E per forza che Papa Francesco, ma qualsiasi altro papa, e comunque lo stesso cristianesimo c'ha le radici nell'ebraismo, 10 comandamenti. Ma Gesù era un ebreo, Maria, la Vergine Maria era ebrea, San Paolo, e a San Pietro, a Roma c'è la Basilica di San Pietro, che è la principale chiesa del mondo cristiano cattolico. San Pietro era ebreo, Paolo, San Paolo, Saulo di Tarso, era un ebreo. E vabbè, vedete che si scopre l'acqua calda. Poi ti vendono un video, così, ti vendono un video come se avessero fatto la scoperta delle lontanissime Americhe. Ma se voi leggete questa opera, capite bene come è fatto il patriarcato. Grazie, cari amici, divertitevi pure a guardare il video che vi metto nel riassunto, ok? Tanti cari saluti da Serafino Massoni.